Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di intaglio legno e nello specifico come affilare le nostre sgorbie o i nostri utensili da taglio. In un altro video ho fatto vedere alcune cose, alcune pietre con cui io riesco a affilare i miei attrezzi, tutti attrezzi manuali con cui bisogna impiegare un po' di tempo per avere un ottimo risultato. Su Amazon ho trovato questa macchina, questo macchinario, che non costa nemmeno tanto perché non è un macchinario professionale, però questo qua per un uso hobbistico è eccezionale. Vi lascio, se volete, vi lascio il link in descrizione perché io l'ho cercato un po' prima di trovarne uno che avesse queste caratteristiche. Questa è la marca Holtzmann e questo è il modello NTS 250. Ora vi descrivo un po' le caratteristiche di questo macchinario e poi vi dico le modifiche che ho fatto e che farò e come si utilizza. Ora, io non sono un professionista, lo faccio per hobby, quindi magari ci sono delle imprecisioni, però per chi come me vuole iniziare da zero, qualsiasi informazione secondo me è molto utile. Iniziamo dalle cose più superflue. Qua sotto è presente un cassetto dove è possibile riporre gli accessori. In dotazione, oltre al manuale, viene dato questa dima che serve per inclinare il coltello o l'utensile da taglio in base all'angolo di taglio. Qua c'è l'angolo di taglio, lo mettete sopra la vostra mola e decidete la distanza del supporto in base all'angolo di taglio. È formato da una mola in pietra ad acqua, qua dentro ci va messa l'acqua, una mola in cuoio, in pelle, questa dovrebbe essere della pelle. Cosa ho fatto io intanto? Ho stampato in 3D questi due supporti per avere una fascia di cuoio più fine per rifinire i miei attrezzi più piccoli, perché come sapete nell'intaglio del legno le sgorbie, i coltelli hanno anche la lama molto molto piccola. Queste poi si possono smontare facilmente perché c'è un dado, prima c'era questo che serve per fermare la mola in cuoio, qui sopra è possibile avere due posizioni del supporto dei nostri utensili da taglio o sopra o qua dietro. Quindi il mio consiglio è di mettere questo macchinario su un supporto, come ho fatto io, dove è possibile lavorare sia dietro che davanti, perché almeno potete lavorare o a favore di filo o contro filo. Altra cosa che ho fatto è mettere una calamita o delle piccole calamite qua sotto. Perché questo? Perché quando la mola gira, il pulviscolo in metallo che viene molato si attaccherà direttamente qua giù in fondo e non rimarrà sospeso nel liquido per poi tornare sulla mola e fare un pastrullo inutile e anche controproducente. Altra cosa di questa mola che è dotata di due pulsanti, uno per accenderlo, vedete? Qua dentro ho già messo l'acqua. Ovviamente gira piano, quindi non vi farà del male se per sbaglio toccate la mola. Vedete? So se riuscite a vederlo. La mola praticamente trasporta l'acqua. Perché questa è molto importante? Perché così facendo la lama e il vostro utensile non si surriscalderà e non perderà la tempra, perché poi se no il filo non vi durerà niente. Pulsante per spengerlo, funziona a 220, quindi una presa di casa normale e consuma solo 200 watt, quindi più o meno una lampadina, non è che sia un attrezzo molto con un grosso assorbimento, diciamo. Un difetto che ho trovato, che secondo me è un po' grosso, è che questa vaschetta loro dicono che si sfila, ma in realtà non si sfila. Allora, non so se è un problema della mia, ma non si sfila per il semplice fatto che non c'è spazio fra la mola e la carcassa metallica del macchinario, quindi anche tirando non si sfila. Da
Questo è un problema perché o la lasciate sempre dentro l'acqua, la lasciate sempre dentro, però poi alla fine creerà dei problemi, secondo me, anche perché la pietra, a forza di stare nell'acqua, una parte si deformerà, secondo me, perché non può stare sempre a mollo. Comunque, o la levate con una siringa, o se no fate una modifica, perché ancora io non ho risolto questo problema. Ovviamente questa modifica che ho fatto io ve la consiglio, guardo di mettervi in descrizione i file STL per poi poterveli stampare autonomamente, se avete una stampante 3D, perché questi due fanno la differenza, secondo me. Sono due cose molto semplici, io con una vite l'ho collegata al mozzo principale e quindi quando gira, girano anche queste. Altra cosa che ho visto è che il mozzo, cioè l'asse di rotazione della mola in cuoio, non è perfettamente in linea. Che vuol dire? Che non gira perfettamente dritto. Però per un attrezzo di cui... Allora, la pietra sì, la pietra è perfetta. È perfettamente in linea. Questo no. Però per il costo che ha e per l'uso che le facciamo noi può andare più che bene. Altra cosa che vi consiglio di fare è di comprarvi una pasta abrasiva come questa verde, che servirà per poi finire il filo del vostro utensile da taglio sulla mola di cuoio. La premete sulla mola in movimento, dopo vi faccio vedere, e la spalmate per bene. Altra cosa che ho fatto sempre con la stampante 3D è questo utensile. Cos'è questo? Serve per avere un filo sempre perfetto, preciso della vostra sgorbia. Ora, io non è che lo utilizzi tanto perché, ora, io l'ho trovato, anche questo è un progetto free, si può trovare tranquillamente online e si può stampare liberamente. Però secondo me è un po' macchinoso, nel senso, tanto noi ne affileremo una sgorbia ogni mese, quindi sì, può essere comodo per avere un filo perfetto, però secondo me anche se ci prendete un po' la mano non è male. Questo comunque aiuta, io anche questo ve lo lascio in descrizione, il link per poterlo scaricare e dopo vi faccio vedere anche come si usa. Detto questo, possiamo andare direttamente a provare ad affilare una sgorbia con la nostra macchina. Altra cosa, prima di passare all'affilatura, è che in dotazione viene dato anche questo utensile, e questo serve per affilare gli scalpelli, perché hanno un filo piatto. Quindi potete inserirlo qua dentro, e così facendo affilerete i vostri scalpelli. Per iniziare l'affilatura prendiamo una nostra sgorbia qualsiasi, nel mio caso questa qua che è a cucchiaio e curva. Come vedete non è affilata per niente, non taglia nulla. Vedete, non taglia praticamente niente. Prima cosa da fare, se volete una guida, una mano, e fare un piccolo segno nero qua sul bordo. Dopo vi faccio vedere per quale motivo. Ok? Fate un segno nero sulla parte dove c'è l'affilatura. Prima cosa da fare è la distanza che la nostra sgorbia deve avere su la mola d'acqua. Come deciderlo? Allora, questa parte qua dove abbiamo colorato col pennarello di nero deve essere perfettamente combaciante su questa mola. Ci sono due modi: o vi aiutate con un attrezzo come questo, quindi o lo infilate nel porta utensili, o lo usate anche così, può andare bene anche così. Comunque vi lascio anche un altro tipo
di Porta Sgorbia, diciamo, di Dima in descrizione. Prima cosa da fare è trovare la giusta inclinazione. Quindi, come fare? Fate girare a vuoto la nostra mola. Così. Quando il pennarello nero se n'è andato, avete trovato la giusta inclinazione. Nel mio caso questa. Fatto ciò, accendete, fate girare qualche secondo, qui stringete, almeno non si spostano, con calma iniziate l'affilatura. Io mi sono messo anche un guanto per proteggermi da eventuali taglie. Come vedete, il segno col pennarello nero è completamente sparito, quindi vuol dire che siamo a buon punto. Passando il dito da questa parte dovreste sentire una piccola bava che è data dall'abrasione della pietra ad acqua. Quindi se fate così e sentite una piccola bava, ci siete. Quindi fermatevi, perché l'affilatura dalla parte della pietra d'acqua è finita. Quindi ora spengete e passate dalla coramella o mola in cuoio. Diciamo che questa è molto meno difficile da usare perché non importa proprio un'inclinazione al millimetro, basta più che altro dargli una bella passata qua sulla mola. Quindi riaccendete. Essenziale è la pasta verde per la lucidatura. Passate un po' sia qua che qua che qui, soprattutto quest'ultimo che ci servirà per la rifinitura interna. Però passate un po' qua e là. Solito metodo. Io consiglio sempre di andare verso il filo, perché se andate contro filo, almeno per il mio caso, la sgorbia si conficca nel cuoio e mi rovina tutto. Qui ho fatto anche un po' di forza, almeno la lucidatura viene perfetta. Con questo gli facciamo il filo praticamente a rasoio. Vedete? Piano piano si sta lucidando ben bene. Fatto la prima passata su quella, la bavetta che si era formata di qua è quasi sparita. Però per fare un lavoro ottimale, passiamolo anche su questo qua. Come vi ho detto, questo l'ho stampato io in 3D, quindi non sarà perfetto, però fa il suo dovere, ecco. Anche perché quelli originali di una marca famosa costano veramente più del macchinario stesso. Passiamo un po' di qua. Facciamo le ultime passate e poi guardiamo se taglia. Mi raccomando, qui potete premere anche forte perché tanto non succede nulla.
Anzi, se vedete che la mola, il cuoio diventa nero, ci ripassate un altro po' di pasta verde per ridargli ok, qui uguale. Mi raccomando, è molto importante la pasta lucidante perché se no non fate niente. Per noi hobbisti, rispetto alle pietre a mano, questo macchinario a me mi ha completamente risolto la vita. Bene, come vedete è bello lucido, il filo è perfetto e adesso vediamo se taglia con il classico pezzo di carta. Prendiamo il nostro pezzo di carta e vediamo se la filatura è avvenuta. Direi affilatura perfetta. Certo, non sarà un'affilatura a livello industriale, però per noi hobbisti, come ho già detto, è più che sufficiente. Guardate come taglia. Direi che sono molto molto soddisfatto. Io vi lascio in descrizione tutti i link sia delle sgorbe che uso io, sia dei progetti in 3D per aiutarvi le prime volte a usare la giusta inclinazione per affilatura. Il video finisce qua. Sicuramente farò altri video su come noi hobbisti possiamo usare gli utensili da taglio e di manutenzione. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like se volete, iscrivetevi al canale e un saluto a tutti al prossimo video.